Venite, venite cardinali, venite. Andiamo in piazza a confessare i giovani, che dopo ho parlato di telefonini, sarà pieno di ragazzi. Ma è sicuro, santità? Ma certo, fedatevi. Confessare in piazza non è rituale, santo padre. Ma basta, i ragazzi di oggi sono stufi dei rituali. Bisogna avvicinarli in un altro modo. Bisogna essere free, trendy. Voi non capite il mood delle new generation. Free, trendy, mood, è un linguaggio inconsueto, santità. Ma la Chiesa deve imparare a parlare la lingua dei giovani. Se continuiamo a parlare solo di Abramo e Isacco, questi ci fanno delle leve che te raccomando. Se lo dite voi, santità. Credetemi. Se vuoi che i giovani ricevano la fede, gliela dobbiamo portare almeno con 4 tacche, perché se no non prendono. Guardatevi intorno. I giovani d'oggi sembrano tutti in modalità aereo, non sono connessi col Signore. Anche se vanno su Gesù.com, non si apre. Ti dice che la pagina del Signore non è disponibile. Come preferite, il vicario di Cristo siete voi, santità. Ecco, bravo, fino a prova contraria è così. C'è scritto anche su Wikipedia. Prego. Ecco, venite, sono pronto ad ascoltarvi, forza. Chi è il primo? Eccomi qua. Vieni, figliuolo. Grazie, ciao. Santità, buongiorno. Buongiorno. Dimmi, figliuolo, hai peccato? Ma, santità, le solite cose, qualche bugia, un paio di atti impuri, niente di importante. Ma infatti, niente di importante. E se la Chiesa dovesse scacciare tutti quelli che commettono atti impuri? In Vaticano si sentirebbe l'eco. Allora, cosa mi devi dire? Cosa ti porta da me? Apri il tuo cuore. Allora, dai. Papa, io ho questo problema, mi scusi. Allora, questo qua io purtroppo l'ho preso 16 giga, costava meno, però mo tra fotografie e video non ci sta più niente dentro. E questo è il tuo problema? Sì. I giga della memoria? Sì. Santità, lo vede, i giovani non sono pronti. Torniamo su, è meglio. No, lo vede? Questo ragazzo ha un problema e io voglio risolvere. Certo, veramente ci sarebbero anche i centri d'assistenza. Lo so, santità, i centri d'assistenza, però la garanzia è scaduta, il centro d'assistenza mi fa pagare adesso. E invece col Papa è gratis. Te capisco, dai, fammi vedere. Hai già provato a svuotare la cache? Devi andare su impostazioni. No, Papa, questo l'ho già fatto, ma mo, come ha già fa? Devi provare con iCloud. Prova con iCloud. Metti tutto in una nuvoletta nel cielo. Papa, ma così è sicuro che i dati non si perdono? Perché io sulle istruzioni questa cosa qua non l'ho trovata. A me questo non lo trovi sulle istruzioni, lo trovi sul Vangelo. In cielo non si perde niente, non si smariscono le anime, figurati le foto. Vabbè, grazie Papa, io ci provo, però se ho dei problemi io ripasso. Voi che orario fate di solito? Noi siamo sempre aperti. Anche la domenica? Soprattutto la domenica. Ma scusa, non te ne sei mai accorto, no? Di la verità, tu non sei praticante, vero? Papa, io sono Vodafone. E certo, vabbè, vediamoci domenica, però non venire la mattina che c'ho l'Angelus. Vediamoci dalle 15 alle 18, che è l'ora migliore. Grazie, Papa, grazie però, veramente. Però due Ave Maria me le fai, eh? Non te la ricordi? Allora, c'è un tutorial su YouTube e tu te lo segui. Ma allora lo cerco lì, Papa, grazie. Bravo, lo cerco subito. Grazie, sì. Ave Maria, avete Ave visto? Maria, grazie, Papa. Sono andato via contento, hai visto? Ora però rientriamo. Santo Padre, qui è anche scomodo. Se voleva fare un colpo mediatico ci è riuscito. Ma quale colpo mediatico? I colpi li date voi alla Chiesa, sempre rintanati nelle vostre stanze. Avanti il prossimo. Santità, dai. Santità, mi deve aiutare, grazie, santità, grazie. Ma certo, sono qui per questo, no, ma cosa fai? Grazie. No, ma Noria, non baciarmela. Cosa mi hai messo in mano? Cos'è questa? È una pennetta USB. E io cosa ci faccio con questa? La benedico? No, è che non riesco a scaricare la playlist di Rihanna sul mio tablet. La playlist di chi? Rihanna! Come faccio a spiegarglielo? È quella cantante pop che ha scalzato Madonna dalle hit. Ah, hanno scalzato la Madonna dalle hit. Sì. Te la faccio vedere io una cosa. La vedi questa immaginetta? Questa non si chiama Rihanna, si chiama Maria. Per sentire la sua voce non devi usare nemmeno le cuffiette. Non serve che te scarichi niente. Non tentassa nemmeno il tablet. Ah,
Grazie. Grazie, Santità. Però no, non ha l'ingresso per la porta USB. Questo vuol dire che c'ha il Bluetooth, giusto? Esatto, c'ha il Bluetooth. Ma hai letto nel pensiero? Scusami, io ti faccio una domanda, ma tu normalmente con la Maria che rapporto c'hai? Te la fumi e basta? No, però io la ringrazio, Santità, per la collanina. Io ci sballo per le cose etniche. Prego, figurati, ora va, va. Sì, va. Grazie. Ciao. Ah, aspetta, ti sei dimenticata questa, chi è senza peccato scagli la pennetta. Scusa, effettivamente, forse questa cosa della tecnologia è stata un po' fraintesa. Ma certo. Eh sì, speriamo che il prossimo non mi arrivi direttamente da un euro. No, se gli parlo di parabole, non mi chieda che gliele monto anche. Santità, io ho fatto l'aggiornamento iOS 9.3, no? E mi si impiantano tutte le app, non riesco più ad aprire niente, neanche Angry Birds. Quella situazione è drammatica, io adesso non vorrei... Fermati, time out, bloccati. No, non ti sedere nemmeno. Tu adesso esci dal portico, continui sul ponte, passi l'edicola, c'è un negozio dei cinesi che ti aggiustano tutto, con 20 euro ti fanno il miracolo. Vai, vai, corri che chiude, corri. Grazie, Santità, grazie mille. Vai. Ma è possibile che tra tanti fedeli non ci sia nemmeno un diavolo de peccatore vero? Non è possibile. Ecco questo. Oh, mamma mia, parli del diavolo, spunta Formigoni. Che onore, il Santo Padre mi ha riconosciuto, sa chi è Formigoni, bene. E certo che lo so chi sei, anch'io leggo il Fatto Quotidiano, cosa credi? Bravo. Cosa sei venuto a fare però? Non sei neanche giovane, Formigoni, scusa. Ecco, forse non sarò più tanto giovane, ma non per quello, devo per forza invecchiare in galera, perché? Sì, lo so, i PM di Milano hanno chiesto per te 9 anni di carcere. Esatto. E avevo capito, ma cosa ci fai qui da me? A San Vittore ci sono dei cappellani bravissimi, scusa. Ecco, appunto, dal momento che San Vittore, come eventualità, tenderei ad evitarla come fate voi con l'IMU? Per favore, Formigoni. Naturalmente no, avrei escogitato una soluzione alternativa che metterebbe tutto a posto. Sentiamo, cos'è? Allora, mi segua perché il ragionamento è un po' articolato ma preciso nel suo intento. Mi segua, dato che durante il Giubileo, sì, il Coranga, se sbaglio, basta passare sotto la Porta Santa e tutti i peccati, se non sbaglio, vanno in prescrizione, giusto? No, veramente, se cancellano, non vanno in meglio, prescrizione. Meglio, lei mi sfonda delle porte aperte. Allora, io cosa ho fatto nella mia ingenuità straordinaria? Io un quarto d'ora fa sono passato sotto la porta. Meno male che non è crollata. Infatti, me lo domandavo anch'io, come mai non crolla? Ma quindi io cosa dovrei fare io? Io avrei preparato qui una dichiarazione che attesterebbe il mio passaggio sotto la Porta Santa, che cancellerebbe tutti i reati. Se lei mette una firmetta qui, me la vidi, ma tipo bolla papale, andiamo tutto in procura via fax e basta. No, mi dispiace, questo non si può fare, io questo non il fax non si può mandare, lo comprendo, allora lo mandiamo via PEC, perché è posta certificata, tutto regolare, tutto legale, e io torno pulito come il culo di un cherubino. Cherubino. Mm? Cherubino. Cosa ho detto io? Cherubino. Forza dell'abitudine. Comunque, non si può fare nemmeno la pecca. L'unica cosa è che tu te confessi. Io veramente se vuoi, io te confesso. Non ho mai confessato niente. Vieni qui, raccontami cosa hai fatto, dimmelo nell'orecchio, dai. A parte Gesù qui non ci sente nessun altro, dai, vai. Ho capito. Basta che Gesù poi non vada a dirla a Travaglio. Perché io lo conosco quello. Vabbè. Prego, Formigoni. Allora, da dove parto? Dall'inizio, dai. Dall'inizio. Dunque, quella mattina eravamo in barca con alcuni amicatti. Sì. La barca però non era mia, era intestata a una società che... Sì. No, questo no. No, questo non ci credo. Chi era col tanga sulla moto d'acqua? I gamberoni dentro il tanga, no, dimmi che stai inventando. Signore, te prego, questa non ascoltarla. Basta, ferma tutto, capito? Per te non c'è una confessione, per te serve un esorcismo. È questo che serve per te, un esorcismo. Esci. Cos'è quello? Lo spritz? Esci da questo ritmo. Ah, no. Esci dal ritmo. Celeste lussurioso. Va dentro.
Dico d'accordo al contrario, perché se non ci fosse capito, OCAD è d'accordo. Vattene, Satana! Vattene da questo corpo e tutto il nuovo centrodestra che lo possiede, libero dai suoi reati. Vattene, Lucifero! Me ne vado! Querelante spirito del male, aspettiamo almeno la Cassazione, no? È il dottor Formigoni? No, la prego, non vedete che sono Satana su? Sì, vabbè, allora, ci segua, venga. Non sono Satana, sono solo fottuto. Perché, perché, santo padre, perché? Perché? Perché te lo meriti. Amen. Piano Richmond, Amen.